Non mi piace questa vita così. Io sono una persona che è andata a scuola a paese fino anche all'università. Tornato vieni qui in Italia per fare la mia vita rovinata peggio di più. Non riuscito a fare niente, casa non c'è, lavoro non c'è, documenti non c'è, come fa andiamo avanti. Io da qui quasi 3 mesi o 4 mesi qui. Ma si vive male, 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 è un far west qua. No, no, guardi, io non... pensare che anni fa mi dicevano che era un bellissimo quartiere, ma adesso, guardi. A Milano qua, dicembre. Dicembre. Lei paga la cantina, ma non la può utilizzare, perché? Perché ce l'hanno occupata, sono venuti a sgombrare, ma non è cambiato niente, perché tanto sono ritornato. Noi viviamo nella paura, perché comunque qua ci sono tutte le bande degli albanesi, degli africani, e adesso ci sono messi anche gli egiziani, e per cui qua bisogna stare solo dentro all'uscio di casa propria, augurandosi che nessuno te lo sfondi. Secondo lei c'è un problema di sicurezza? Certamente, certamente, le rapine di settimana scorsa sono un emblema. Comunque è una convivenza abbastanza pacifica, non interattiva, cioè il problema è che non c'è il desiderio e la volontà di interagire, ma questo a tutti i livelli, compresa la comunità cristiana. Ci sono dei problemi per cui uno sta nel proprio guscio. Fintanto che si dice ma di fronte all'arabo sono io che devo imparare l'arabo o è l'arabo che deve imparare l'italiano, quando uno dice così è chiaro che è fuori tiro, nel senso che non vuole l'integrazione, insomma. E quindi i preconcetti che ci sono un ostacolo all'integrazione.